Come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti del secondo tipo di conflitto interiore. Qual è questo conflitto? Beh, resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Bene, ieri abbiamo visto il primo tipo di conflitto interiore, cioè tra energia maschile e energia femminile. Adesso guardiamo il secondo tipo di conflitto interiore. Anche questo ti succhia moltissima energia e quindi è molto importante che tu ti renda conto se stai vivendo questo tuo conflitto interiore e se quindi stai bruciando le tue energie in questa lotta continua tra te e te. E una volta che ti sei accorta che questa lotta esiste dentro di te, devi cercare di equilibrare la situazione, di appianare questa lotta per poter gastare, per poter spendere la tua energia in cose più utili, in cose che ti aiutano veramente ad andare avanti ed a raggiungere i tuoi obiettivi. Bene, questo secondo tipo di contrasto interiore, di lotta interiore, è dato tra l'energia della mente e l'energia del corpo. Quante volte si è sentito dire: ah, questo lo pensavo, però non lo sentivo. Tante volte ci sembra di dire: la mia mente pensa una cosa e il mio cuore mi dice un'altra. Beh, quello che voglio farti capire è quando queste due energie sono disequilibrate. Mettiamo il caso che la tua mente, diciamo che comandi soprattutto il resto del corpo, soprattutto il resto di te. Beh, se la mente è quella che comanda, ti ritroverai a immaginare, 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 vedere tante cose con la mente, pensare a tante cose con la mente, a quello che devi fare, a quello che puoi fare, a cosa puoi raggiungere, quali sono i tuoi sogni, i tuoi desideri, e le vedi chiaramente, ma poi non fai nulla per realizzarli. Questo è quello che succede principalmente quando è la testa che comanda. Sentirai che puoi fare una miliardo di cose, ma non ne farai nessuna. E questo è un grosso, grossissimo problema, perché se non agisci non realizzerai mai niente. Tante volte ti ho detto che è utile visualizzare, è utile pensare a quello che stai facendo, è utile organizzare, è utile pianificare, però se poi non agisci, capisci bene che non risolverai mai niente. Quindi, cosa succede questo quando la mente è quella che comanda? Cosa vedi nella tua vita? Beh, in realtà vedi che non agisci. E in più la tua mente ti porta a giudicare gli altri, ti porta a guardare più all'esterno che non a te stessa, ti porta a criticare gli altri. E questo tuo modo di guardare gli altri e di giudicarli in realtà non è altro che vedere i tuoi difetti riflessi in quegli altri o vedere le tue mancanze riflesse in quell'altro. Stai vedendo il tuo lato oscuro rispecchiato negli occhi degli altri. Quindi se ti rendi conto di questa, che la mente che ti comanda, cerca di zittirla un pochino per poter sentire più il corpo. Adesso passiamo dall'altra metà. Se invece il corpo, quello che comanda, hai molto sviluppato i tuoi sensi, senti molto il corpo, quindi vai a rispondere ai tuoi bisogni principali, come ad esempio il bisogno di affetto, il bisogno di amore, oppure il bisogno di mangiare, senti un frenetico bisogno di mangiare. E nelle tue azioni come si vede questo? Beh, semplicemente agisci, 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 vedi un'opportunità e vai, fai quello, fai quell'altro di là, e fai, 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 fai,
ma alla fine non concludi nulla perché non utilizzi la mente, non ti aiuta la mente, quindi non pianifici, non pianifichi, non organizzi e non fai un piano d'azione delle tue azioni e quindi non arrivi al risultato. Devi cercare di equilibrare queste due energie per poter ottenere i tuoi risultati. Beh, spero veramente che con questo secondo esempio di conflitto interiore tu abbia capito quali sono i conflitti, quali sono i momenti in cui stai bruciando le tue energie inutilmente. E domani ti vado a dire la terza e ultima conflitto interiore e poi parleremo delle soluzioni. Quindi mi raccomando, non ti perdere il video di domani, agisci e a domani. Ciao!